Sì, è così, anche perché questi ragazzi sono quelli che hanno lavorato, hanno conquistato facendo un ottimo lavoro in un campionato come quello dello scorso anno, hanno condiviso emozioni importanti insieme, hanno regalato ai tifosi e alla società una cavalcata importante, record e una promozione. Ora bisogna voltare pagina, non pensare a questo, ma ad affrontare però con un gruppo di ragazzi che ha dimostrato compattezza, solidità e organizzazione, affrontare una nuova avventura partendo da zero, sapendo che sarà un'avventura anche sicuramente difficile, ma nello stesso tempo da affrontare con grande entusiasmo. Quello spirito e con quello spirito e con quell'organizzazione che ci ha contraddistinto in passato. Nino Randazzo. Sì, a proposito di vecchia squadra, c'è un Sorrentino sarà. Oggi abbiamo ancora un allenamento. Se sono Sorrentino, no, Sorrentino o Cani sono portieri tutti e due bravi, quindi poi dopo. Le valutazioni ovviamente le faremo nell'ultima, in queste che possono essere, che può essere la partita. Sorrentino rimane un portiere importante per noi, come lo è Ocani. Se poi abbiamo fatto altre scelte in qualche altra partita, perché giustamente mi sembrava giusto premiare e dare modo a tutti di poter essere partecipi, no? Di un discorso di campo, ma questo fa parte di una gestione di gruppo, di squadra, come abbiamo fatto lo scorso anno, per portare avanti tutti alla stessa maniera, senza distinzioni, perché è sempre il gruppo che vince e non il singolo, solo per questo motivo qui. In questa settimana, dopo la sconfitta pesante, cioè, cosa ti ha dato più fastidio? Sono state gestite le critiche, sono state adeguate a quello che si è visto? No, ma guarda, è stata una partita particolare, dove magari in due episodi, due errori fatti, è stato bravo il Modena a colpire, pur avendo avuto sempre noi in mano il gioco, il pallino del gioco, e avendo fatto anche un ottimo secondo tempo, a mio avviso abbiamo creato i presupposti ma non siamo riusciti a mettere la palla dentro. Però era un ulteriore passaggio che da parte mia volevo fare per avere altre verifiche, fare delle valutazioni ulteriori, andare a capire alcune cose, e quindi anche questo passaggio ci è servito, e quindi dispiace sicuramente, perché soprattutto sia per i tifosi che per la società, perché di certo avremmo voluto fare un altro risultato, però capitano delle giornate in cui le cose magari vengono meno bene e io comunque vado avanti e noi andiamo avanti con quella convinzione e consapevolezza che dobbiamo e saremo squadra, perché lo abbiamo fatto lo scorso anno e lo faremo anche quest'anno. Ai tifosi dico di stare tranquilli perché stiamo lavorando bene, la squadra sta bene, arriverà a essere quella squadra che loro vogliono, perché ci siamo arrivati lo scorso anno ad averla, ottenendo degli ottimi risultati, e anche quest'anno, attraverso il lavoro, l'organizzazione, la compattezza, l'unità di intenti, l'umiltà, tutti quei valori e fattori che ci hanno contraddistinto lo scorso anno, li riproporremo quest'anno. Ora siamo un attimo ancora da lavoro in corso, perché vuoi non vuoi, insomma, il fatto di, no, di esserci entrate, uscite, voci o quant'altro può essere stato magari un motivo di noia, ma ora iniziamo il campionato e quindi concentriamoci su questo aspetto. I ragazzi sanno quello che devono fare e come lo devono fare, quindi riconosciamo ai nostri avversari la Sampdoria, che è un'ottima squadra, ben allenata da Mialovic, che è un allenatore che è bravo, molto preparato, e quindi
dovremo fare, il Palermo dovrà fare sicuramente una grande partita e avrà bisogno dei suoi tifosi, come è sempre stato, e quindi lavoriamo in questo senso. Fabrizio? Volevo chiederti, hai detto che siamo una squadra ancora da lavori in corso? No, per certi versi, non perché si chiama, ma soprattutto per le voci e le chiacchiere che ci sono, nel senso, vedi che arrivano dei ragazzi, magari si parla ancora, e quindi questo può aver creato una situazione un po' di qualche incertezza, ma noi all'interno della squadra e del gruppo, questa è stata una settimana importante, perché ovviamente i ragazzi hanno capito che al di là di quelle che possono essere le voci o le chiacchiere, poi conta quello che è stato il lavoro svolto insieme, il lavoro del gruppo nel suo complesso, e i ragazzi in questo senso si devono sentire forti, fortificati da questo, si devono sentire importanti, si devono sentire giocatori che dopo aver fatto un percorso di un certo tipo, essersi conquistati una cosa molto importante che è la Serie A, ora devono andare sul campo e cercare di dimostrare che hanno tutte le qualità per poterci stare e togliersi delle soddisfazioni e farle togliere ai propri tifosi. Da che lunedì ti aspetti ancora qualcosa? No, guarda, io a queste domande magari di mercato preferirei oggi parlare solo di l'avversario, magari domani dopo la partita affrontiamo questo argomento, ma io devo dire che sono molto fiducioso dei miei giocatori, ho grande fiducia in loro e mi aspetto di vedere le cose che sanno fare sul campo e sono convinto che le faranno. Valerio? Devo insistere un punto perché avevo pensato a prima. Se non è una sorta di prologo questa partita, visto che c'è ancora il mercato aperto che chiuderà lunedì, poi un turno di sosta e quindi avrai modo di lavorare con tutti i nuovi che arriveranno. Ma questa è una cosa un po'. Sì, questa è una cosa. Certo, questa è una cosa un po' che è figlia delle regole generali, più generali che ci sono, no? Ma non solo io, penso tutti gli allenatori avrebbero piacere che il mercato fosse già finito da tempo, no? Per poi avere già ultimato tutte queste situazioni. Però non è successo, le regole ci dicono questo, noi dobbiamo toglierci dalla testa o dal cuore eventuali alibi che possono portarci a pensare a queste cose, punto, finito. Non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare solo al lavoro che abbiamo fatto, a come dobbiamo affrontare la partita, con quale testa, con quale organizzazione, quale mentalità. Queste sono le cose importanti, il resto sono chiacchiere che possono dar solo noia, no? Quindi non ci pensiamo e pensiamo a fare bene il nostro lavoro. No, alibi però è una cosa del giudizio. In che senso giudizio? Dobbiamo avere alibi. C'è. Ormai. Ma no, vabbè, ma no, ma non è. Noi comunque sia, la società sta lavorando per cercare di inserire qualche elemento che possa dare una mano a questo gruppo, a questi ragazzi, a questo gruppo, in vista di questo campionato di Serie A. Sta lavorando in questo senso. Noi però non dobbiamo dimenticare che quello che dobbiamo fare sul campo, non è che questo si deve distrarre dal nostro compito o dal nostro lavoro, quindi noi pensiamo al nostro, poi è a farlo fatto bene. Paolo? Io provo a condensarne un po', ma alla fine ti faccio in generale, tu ricordi la Serie A come Palermo che è un anno. Sì. L'anno scorso quando ti abbiamo fatto questa domanda, tu rispondesti, soprattutto anche alcune cose che diceva il Presidente, è vero che io in Serie A ho avuto questa esperienza, ma io non sono più questo che ha cominciato, che funziona anche quello che ha fatto. Certo. Cosa ha di Iachini rispetto al passato nel riaffrontare la Serie A? Se ha per esempio una squadra su cui ha già lavorato per un bel periodo alle spalle, se ha un ambiente, se ha una città più forte, certo. Se
se ha una credibilità maggiore. Ma sicuramente la gavetta, l'esperienza, il fatto di avere un gruppo di ragazzi, ho detto, col quale abbiamo condiviso e fatto un lavoro, un certo tipo di percorso, una società e un presidente alle spalle che sicuramente conosco e so la stima, una città, una tifoseria con la quale si è instaurato un ottimo rapporto e con il quale penso di aver magari qualche piccolo credito, no? Da potermi giocare in questo senso, perché poi figlio di quello che un po' abbiamo fatto lo scorso anno, di un concetto semplice, che con il lavoro e con quello che abbiamo, con quello che si farà e abbiamo fatto sul campo, sicuramente vedranno la squadra che vogliono, e su questo non ci sono dubbi. E poi concreto invece sull'attualità, la prima è se effettivamente sabato la squadra era tenuta un po' indietro in tutta la parte di vista atletico, mi sembra che l'abbia messo di più. Secondo la città, no, non è... Sì, sì, no, io non ho detto che eravamo, attenzione, io non ho detto che eravamo indietro, io ho detto solo che è chiaro che stiamo lavorando, quest'anno non ci sarà la sosta dello scorso anno di un mese come in Serie B, la sosta sarà di 15 giorni, quindi certi lavori di richiamo non potremmo farli in una certa maniera ma in un'altra, ed è chiaro che abbiamo fatto un buon lavoro estivo. Abbiamo fatto un buon carico di lavoro, ma questo però non vuol dire che nelle ultime settimane noi comunque siamo andati ad accelerare, siamo andati a mettere lavoro in brillantezza e quant'altro, e quindi necessariamente questo processo di lavoro porterà e porterà ad avere la squadra un'ottima gamba, un'ottima corsa, un'ottima condizione fisica, e su questo ma sicuramente ci saranno miglioramenti, e sicuramente, ma anche se già io peraltro non ho visto una squadra che non ha corso, poi se noi andiamo sulle caratteristiche dei singoli c'è da andare a dire due cose diverse. Noi oggi non possiamo aspettarci che dico un nome, ecco, che un giocatore strutturato possa avere la stessa brillantezza di un giocatore, vedi, barra Dybala, che magari sono ragazzi che vanno prima in condizione, ma questa è la logica, è la logica e fisiologica naturalezza delle caratteristiche dei singoli, e in questo senso magari i più dotati fisicamente, chiamiamoli così, è naturale che avranno necessariamente qualche giorno in più per poterci arrivare, ma questo è fisiologico, succede a tutti, e quindi di questo non sono assolutamente preoccupato. Però completo invece non può parlare di mercato, però un giocatore che ha già avuto questa settimana è Bamba, che era disimpatto anche dal punto di vista atletico. È un ragazzo che sta cercando di capire, si è allenato questi giorni con noi, di capire un attimino quelli che sono i nuovi meccanismi difensivi. È un ragazzo che ovviamente ha avuto un suo percorso lavorativo, no? Prima di arrivare da noi, diverso rispetto a quello che abbiamo fatto noi ovviamente, però ci stiamo lavorando sotto tutti gli aspetti, fisico, tattico, di conoscenza, di meccanismi, e quindi quando si va ad inserire un giocatore in un certo reparto, se si parla dell'attacco o del centrocampo, si può magari andare a fare delle considerazioni. Quando si va a inserire un giocatore in un certo tipo di reparto, che è quello della difesa, magari bisogna prestare un attimino più di attenzione, perché ci sono dei meccanismi e delle situazioni di lettura e di organizzazione di gioco che magari ci puoi pagar dazio se non sei coordinato e amalgamato al reparto e ai compagni. Sì, sì. Fabrizio? Tornando al discorso della Serie A, questa che comunque insomma a te un po' ti è stata sottratta alcune volte questa categoria, nonostante l'avessi conquistata sul campo, da parte tua, alla luce di tutta la consapevolezza che hai risposto prima, di molto lavoro, ambiente, c'è anche a livello personale la voglia di dire poi da sedere per te. Ma certo, vabbè, questo sicuramente c'è voglia, e nello stesso tempo
ci deve essere anche la possibilità, io sono convinto che con il lavoro, con quello che è il lavoro che da parte mia e il mio staff, in questo caso con i ragazzi, abbiamo e dovremo mettere sul campo, questo lavoro ci porterà a raggiungere i risultati, di questo ne sono convinto, però non perché assolutamente non mi piace né voglio essere presuntuoso, perché non lo sono, ma nello stesso tempo perché posso andare a riconoscere che il calcio a tutti i livelli è uno. Quando c'è una lettura della partita, quando c'è un'organizzazione del lavoro e si riescono a vincere più campionati, si riesce a fare di squadre vere, organizzate, con mentalità, con spirito, con atteggiamenti giusti, con gioco e quant'altro. Quindi non è più questione di categoria, poi nella categoria è chiaro che dovremmo andarci a calare con i ragazzi per essere all'altezza della situazione e quindi avere magari la possibilità, la potenzialità di potersi dimostrare all'altezza, no? Del palcoscenico che ci si pone davanti. Riccardo? Sì, salve, sì. Sì, sì. Guarda, di questo nuovo ragazzo attaccante, è un attaccante che è stato visionato dagli osservatori della società, è stato tenuto sotto osservazione e nel momento in cui ce n'è stata l'opportunità, per caratteristiche la società ha deciso di andare a investire su questo ragazzo, che ha delle caratteristiche diverse dagli attaccanti che abbiamo, è strutturato a centimetri, ora ci lavoreremo, è un ragazzo giovane che arriva da un altro campionato, però ha entusiasmo per voler fare, dare una mano ai suoi compagni e a questo nuovo gruppo col quale si andrà a inserire, e quindi ci aspettiamo che ci possa dare un aiuto anche lui. Per quanto riguarda il presidente, sì, è venuto, era già in programma che potesse arrivare prima dell'inizio del campionato per cercare, insomma, per dare un in bocca al lupo ai ragazzi e alla squadra. È chiaro che tutti e due avremmo preferito, insomma, che la partita con il Modena ci fosse stato un altro risultato, però nello stesso tempo non possiamo pensare che non ci sia o non ci debba essere la consapevolezza di poter fare un buon lavoro. Questo assolutamente, al di là del risultato, che le partite sono figlie sempre di episodi, e al di là di quello oggi a noi preme ancora di più ritrovare quella compattezza, quell'identità, no? Che ci ha visto poi poter, attraverso questi fattori e valori, poter andare a prenderci i risultati che vogliamo, e quindi sarà così anche quest'anno, non ci sono dubbi su quello. Ora lavoriamo. Lavoro, lavoro e lavoro per compattare il tutto e per cercare prima possibile, più fretta possibile, di essere quella squadra che tutti i tifosi hanno visto e hanno applaudito, e per cui l'altro giorno, l'altra sera erano qui in 16.000, e quella è la dimostrazione più bella che ci hanno dato, e noi intendiamo ripagarli. Mario, poi Fabrizio, a chiudere. Sì, volevo chiederti, la nuova Panterola, il fatto di conoscerla, o almeno di conoscere anche diversi giocatori, può essere un vantaggio per te importante? No, beh, vabbè, conoscerla, è una squadra che ha, ripeto, un'ottima squadra sul piano qualitativo in tutti i reparti, è molto pericolosa davanti, è una squadra che... se gli lasci lo spazio, la profondità, la velocità, è chiaro può essere molto fastidiosa, perché ha giocatori con queste caratteristiche qua, si conoscono bene e quindi sono ben organizzati, sicuramente il Palermo dovrà fare una gara perfetta sotto tutti gli aspetti e avrà sicuramente bisogno dei suoi tifosi e del suo pubblico per poter far sì che i ragazzi possano scendere in campo e per fare il risultato. Fabrizio, a chiudere. Sì, volevo sapere se una vittoria con Sampdoria avrebbe un sapore particolare per te,
e se ti hanno un po' dato fastidio questi toto esoneri che sono no guarda ma no, non è un sapore particolare perché ci sono particolari. Io lì io alla Sampdoria è stata fatta una grande cavalcata, un grande risultato, e quindi rimane il bel ricordo e gli ottimi rapporti con tutti che si sono avuti, con la squadra, con l'ambiente, con la società, con tutti. E, al di là di tutto poi come sono andate le cose, ma rimane quello che si è fatto è scritto e non si cancella. E quindi i ricordi sono ottimi, quindi non c'è particolare sapore di rivincita se non quello di voler andare a affrontare la partita e cercare di fare il nostro dovere, come giusto che sia, per cercare di portare a casa punti per il bene del Palermo e fare di tutto perché questo possa accadere. Per quanto riguarda le voci, le chiacchiere, ma vabbè, quando sono arrivato qui a Palermo sapevamo insomma, che ovviamente noi allenatori se possiamo essere un attimino sotto l'occhio del ciclone nel momento in cui qualche cosa non va nel verso giusto, però ripeto, con il presidente c'è stima, ci sentiamo, ci conosciamo, sappiamo quello, lo conosco bene quello che dice o quello che pensa, e quindi so anche che nello stesso tempo che non in questo momento, in questo momento le nostre strade sono quelle che dovremo andare a percorrere insieme con convinzione, con la stessa convinzione, la stessa fiducia per le cose che ci si dicono e per le cose che dovremo andare a costruire e a far sì che questo Palermo possa mettere in mostra nel suo campionato. Quindi solo chiacchiere. Grazie a tutti, convocati come sempre a fine allenamento.